Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Rozza, bentornati sul mio canale. Oggi torniamo su un iTunes, ma vi porto, a differenza di altre volte, una guida. Nello scorso episodio abbiamo visto questa zona qua della mappa dove c'era il santuario degli eroi. Ora vi farò vedere come si utilizza per fare un piccolo trucco per far salire il livello dei nostri eroi. Di solito, tipo quando voi aprite un forziere, in pratica potete trovare un eroe ed è un livello sicuramente basso. Quindi andando in questo santuario qui, voi potete aumentare i suoi punti di esperienza e farlo salire rapidamente. Adesso andiamo a vedere come. In pratica nel santuario, appena accedete, ci sono tre tipologie di missione e i favori giornalieri che sono qua in cima. Noi possiamo mandare i nostri eroi in queste missioni e praticamente possiamo ottenere delle ricompense in esperienza, anzi, otteniamo delle ricompense in esperienza per l'eroe. E poi possiamo anche ottenere degli oggetti rari, soprattutto tipo le barre per All Tourists, che sono praticamente degli amuleti che servono per migliorare e far salire di livello le armature. Ora, ad esempio, vi faccio vedere. Qui possiamo, ad esempio, mandare due eroi, di cui uno raro e uno qualsiasi. Vedete qua, bonus, cioè probabilità di trovare le ricompense è il 65%. Inviamoli. E ad esempio qui possiamo selezionare qualsiasi eroe. Io adesso ce li ho abbastanza farmati, quindi nel senso non si vedrà molto, però tipo ad esempio mandando un eroe di livello 7, cioè probabilità di trovare il bonus è di 85%. In questo modo voi potete far crescere d'esperienza il vostro eroe. Adesso aspettiamo, vi farò vedere che cosa succede tra 15 minuti. A più tardi. Ed eccoci di nuovo qua dopo 15 minuti, dove posso farvi vedere la crescita dell'esperienza. Noi qua adesso ritiriamo, intanto abbiamo trovato appunto il nostro real marchettonato e guadagna 480. Fate conto che vedete come è già salito di livello, sui livelli bassi si fa farmare molto velocemente i punti. E in più, come avevamo visto, ha trovato anche l'elisir della furia. Benissimo. Qua potete vedere gli altri che sono ancora in missione, sono 6 ore. L'altro, l'ultima missione, invece è da 16 ore. E adesso noi abbiamo esaurito, io ho esaurito i favori giornalieri, possono tornare fra 6 ore, ossia a mezzanotte. Bene, questo video di guida finisce qui, spero che vi sia stato utile, ricordate di supportare la serie, mettere like e iscrivervi al canale. Ciao a tutti!